quello era nato dopo la guerra perduta, era l'antifascismo, erano cioè le varie espressioni che dal Partito Comunista alla Democrazia Cristiana, passando dal Partito Repubblicano, Partito Liberale, Monarchico, eccetera, rappresentavano la nostra sconfitta. Inizio da la reticenza, l'aveva già spiegato Fabrizio, non credo di essere stato reticente. Il suo intervento è Stefano Delle Chiaie, fuori c'è una protesta degli esponenti di sinistra, ci sono state critiche e anche chi l'ha insultata è accusata di essere un assassino e di non aver mai pagato le tasse allo Stato italiano. Lei cosa risponde? Dunque, prima di tutto non sono stato mai un assassino. Non ho pagato le tasse perché non ho avuto nulla dallo Stato, quindi non dovevo pagare le tasse. E non ho nemmeno la pensione da anzianità che ne avevo diritto, l'ho rifiutata. Quindi per una... per quanto riguarda quelli che stanno fuori, mi dispiace perché io penso che in questo momento ci sono altri problemi del paese e rimbaccare l'antifascismo significa soltanto divire sul nulla il paese. Grazie, signor Stefano. Finito l'incontro per la presentazione del libro di Stefano Delle Chiaie, L'Aquila e il Condor, sta uscendo, ma fuori c'è una contestazione. Stiamo facendo un po' più prete. Dove sta Fabrizio? Fabrizio è andato. Fabrizio è andato. Non è uscito. Niente, che a me mi fa fame e a mangiare, che è già tardi.
Ma dove state? Passare da casa un altro.